tutti! Ebbene sì, lo devo ammettere, il successo mi ha cambiata, non pensavo che potesse succedere proprio a me. Ma questo è un video tra io non di prodotti costosi. Ebbene sì, perché ultimamente non so cosa sia successo, ma mi sono arrivati dei prodotti abbastanza costosi. E quindi vi ho chiesto su Instagram se voleste vederli comunque in un video, perché sapete, comunque vi ho abituati a un certo range di prezzo e questi prodotti sono un po' più verso il high end. Però mi avete detto assolutamente sì, vogliamo vedere come sono. Sarà una review da poraccia di prodotti costosi. Il primo brand di cui parleremo è Dior, che mi ha inviato questa collezione Dior Backstage composta da fondotinta, vabbè non è che si veda benissimo, però ci sono 4 fondotinta che loro mi hanno inviato, ovviamente ci sono un sacco di tonalità che vanno dal molto chiaro al molto scuro, 3 pennelli, palette occhi, palette labbra, palette highlighter, palette contouring, e ho utilizzato i fondotinta, la palette di illuminanti, la palette occhi e la palette contouring nel video, perché ovviamente ci sono anche altre cose da farvi vedere, e alla fine del video vi ho fatto anche un resoconto di cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto, cosa vi consiglierei di comprare, quindi continuate a guardare. Il secondo pacco è di Fenty Beauty, è la collezione estiva. Al cui interno c'è la palette Moroccan Spice, ci sono 2 pennelli, un eyeliner, 3 rossetti Mademoiselle che ho utilizzato, quindi vedrete anche questo, e la palette vi dico già che è la vita. Se dovessi consigliarvi il prodotto più bello di questo haul sarà sicuramente questa palette qua. È splendida, è splendido il pack, sono splendidi i colori, sono molto 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 performanti, è veramente bellissima, quindi questa secondo me vince il premio miglior prodotto di questo video. Infine ho utilizzato i nuovi pennelli di Mulac, che direi che si possono anche classificare come pennelli abbastanza costosi, perché comunque l'intera gamma di pennelli, che sono 10, costa sui 140 euro se non sbaglio, e per esempio i pennelli viso, solo i pennelli viso costano 90 euro tutti e 5, quindi comunque non è economico, però sono pennelli di ottima qualità e si vede, si sente la differenza, comunque con i pennelli cheap si vede, però comunque appunto sono costosi, è inutile girarci intorno, sono pennelli abbastanza costosi, quindi ci stavo a metterli in questo video. Anche questi vi dico già che mi sono piaciuti moltissimo, perché sono veramente veramente di ottima qualità, sono cruelty free e vegan. Quindi sperando che il look vi piaccia, io vi lascio la visione del video. Dato che non so più neanche io chi sono, oggi partirò dagli occhi, cosa che non faccio mai, ma tanto ho perso proprio la mia identità. E come primissima cosa per gli occhi vado a usare il primer appunto per occhi di Fenty Beauty, che io sinceramente tra l'altro i primer per occhi non ho mai capito se servano o meno, io uso il correttore di solito e mi trovo benissimo. Comunque ce l'abbiamo, lo proviamo. Vabbè, è trasparente sulla palpebra come vedete, cioè non ha proprio colore, e la rende leggermente appiccicaticcia e anche un po' levigata, mi sembra. Sembra un po' il professional, però più appiccicoso. Ok, quindi base messa, andiamo con le palette. Prima di tutto abbiamo lei. È troppo bella, talmente poraccia che non riesco manco ad aprirla. Allora, la palette è questa qua, ha dei colori bellissimi, veramente, non è scontata, è un po' diversa dal solito, ci sono i miei rosa, però ci sono anche dei pop of color, dei belli shimmer, questo qua è molto particolare, perché tipo sembra un po' duocromatico, insomma, sembra molto particolare, adesso vediamo un po' cosa riesco a fare, però ho anche la palette di Dior. La palette di Dior è questa qua, e lasciatemelo dire, il pack, non ci siamo proprio, cioè è veramente molto cheap il pack. Sarà che a me non piacciono le cose con la plastica trasparente davanti, mi sanno proprio di cheap. Comunque i colori sono belli, c'è un primer anche qui, vorrei usarle entrambe. Come pennelli ho quelli nuovi di Mulac, però ci sono anche quelli di Fenty, quelli di Dior, quindi adesso vediamo un po' cosa usare. Penso che come primissimo pennello utilizzerò questo qua di Fenty, il 210 Blending, che è un blending brush abbastanza compatto, non super ampio, un po' più denso di come piace a me, ma vediamo un po' come si comporta. Comunque penso che prima di tutto, vabbè, inizierò magari a settare un po' il primer con
questo colore qua di Dior. Vabbè, per essere un colore così chiaro è pigmentato comunque. Però lo uso più che altro per fissare il primer, perché se no è troppo appiccicoso, mi si appiccica tutto il colore e poi non riesco più a sfumarlo perché sono troppo basic. Tra l'altro abbiamo due colori esattamente identici, questo e questo. Quindi vabbè, ora ho utilizzato Dior, quindi utilizzo Fenty. E questo colore si chiama Come and Get It. Però il pennello è ultra morbido, veramente molto, mi piace. Questi colori sono leggermente polverosi, nel senso che quando vado a prenderlo vedete che mi si sporca subito la palette, che già io poi sono una fiele lercia subito. E vabbè. Vabbè Riri, questa te la faccio passare, dai. Come colore questo si sfuma benissimo. Direi di prendere questo colore qua, che si chiama Spice Strip. Comunque forse non l'ho neanche detto come si chiama la palette, si chiama Moroccan Spice ed è della collezione estiva Fenty Beauty. Molto molto bella, cioè mi ci vedo a creare tanti look diversi, sia molto semplici sia più elaborati, e quindi comunque mi sembra una palette completa, cioè non è necessario avere un'altra palette per completare i look. Ha più o meno tutto, non ha un nero e non ha un bianco opaco, o comunque un crema panno opaco, che secondo me sono abbastanza utili in una palette così grande. Però insomma vabbè, non è così essenziale averli. Comunque dei colori scuri ci sono, però sul marrone diciamo che ci sta, perché comunque è il tema della palette. No, tra l'altro è veramente molto molto bella, mi piace. Vediamo dal menu di Mulac quale pennello potrei scegliere per adesso. Tra l'altro tutti i pennelli hanno il soft touch qua e qua il rose gold. Quelli occhi sono bianchi, quelli viso sono marrone scuro. E questo qua è molto bello, ha una punta molto, cioè è molto shaped, tapered, e che va bene per andare a fare cose un po' più di precisione. Magari adesso vado a prendere questo marrone qua da quella di Dior, che si chiama Shimmer Brown, e lo concentro proprio qua nell'angolo esterno e verso la piega. Non capisco se sia il pennello che non riesce a prenderlo, o l'ombretto che non è particolarmente scuro ma non mi sta scurendo quasi niente. Quindi prendo anche un po' di questo qua, Henna C, che è il marrone di questa palette qua. Mi sembra molto più pigmentato. Ok, sì, decisamente più pigmentato questo. Con il pennello di Dior, così lo proviamo, voglio mettere assolutamente questo blu. Questo, cioè è il più bello della palette, si chiama Evil Genie. Io spero di starli leggendo giusti sti cosi, perché non sono mica sicura. Per adesso non lo bagno, lo prendo solo con il pennello, vediamo un po'. No vabbè, bellissimo. Questo qua di Dior è il numero 21 comunque di pennello, e devo dire che preleva molto molto bene l'ombretto. Non voglio proprio fare una cut crease, quindi che sia troppo definito lì, quindi poi dopo vado a sfumare leggermente. Alla fine sto usando solo sta palette, ma è troppo bella per non usarla. Bellissimo, veramente veramente bellissima. Sinceramente mi sento già di consigliarvela questa qua di Fenty, è stupenda. Questa qua di Dior, secondo me, per il prezzo che ha, perché penso che sia sui 40-45 euro, onestamente, cioè non ce la faccio a dirvi oh mio Dio è la palette della vita, no. E adesso voglio rendere il tutto un po' più particolare, mettendo appunto questo qua duocromatico, un po' come fosse un top coat sul blu, e quello è Casablanca. Lo vado a mettere direttamente con il dito. Che bello! No, è bellissimo. Il blu da solo è molto bello, con questo sopra diventa super particolare. Vedete che diventa quasi un verde con riflessi dorati. Adesso con il pen brush di Mulac, il numero 10 se non sbaglio, vado a prendere, direi, faccio un mix di questo, questo e questo, e vado a metterli nell'angolo interno. Così, esattamente così. No, ma che bello. Adesso tanto devo andare poi a fare il viso, quindi al massimo poi riaggiusto dopo. Vado a fare l'eyeliner, perché Fenty ha fatto anche un eyeliner. Questo è il Flyliner, che è appunto l'eyeliner di Fenty, liquido, in penna. E non capisco, no non è, cioè non bisogna schiacciare, però sembrava di sì. E quindi vediamo un po'.
Allora, l'eyeliner, oltre al fatto di non essere minimamente uguali tra un occhio e l'altro, ma questo non ce lo sapete già, di quelli che rimangono lucidi, che a me non fanno impazzire. Anche l'applicatore è un po' duro, cioè a me piace quando è un pelino più flessibile. Insomma, not my favorite. Però è bello, cioè comunque ci sta. Non, cioè è molto nero, si asciuga in fretta. L'unica cosa appunto è che a me non piace l'effetto lucido e questo è lucido. Ok, adesso passiamo al viso finalmente. E qua invece abbiamo prodotti praticamente tutti Dior. Quindi questa linea backstage di Dior si compone di prima di tutto fondotinta face and body. Quindi fondotinta molto liquidi, abbastanza coprente, cioè da light to medium coverage. Io in questo momento ho due tonalità in mano perché sono a metà tra queste due, che sono la 0N e la 2N, quindi magari sarà la 1N. N è sottotono neutro, io sono un po' più tendente al giallo, cioè sono neutro tendente giallo, però va benissimo, e quindi mischio questi due e lo applico con il pennello Artist Brush di Mulac, che è lo 03, che è proprio un pennello super denso, quindi perfetto per il fondotinta, e poi dopo ci passo sopra un po' la spugnetta perché essendo un fondotinta così liquido si rischia di lasciare un po' di strisciate, quindi con la spugnetta si va a uniformare. L'ho già provato praticamente una settimana perché volevo farvi sapere cosa ne penso. Allora, a me piace come coprenza, mi piace perché quando voglio un fondotinta leggero ci sta, si asciuga, quindi non rimane appiccicoso, quindi anche per chi ha la pelle magari un po' mista, normale mista, secondo me è ancora fattibile. Per chi ha la pelle oleosa, secondo me no, perché è più sull'idratante che sul mattificante. Detto questo, è un fondotinta leggero. Ripeto che per me il pack è un po' cheap, nel senso che per essere Dior, cioè non lo so, non è brutto, è solo molto, cioè non ha neanche la pompetta, perché va bene, meno male che non ho i pantaloni, sì, sappiate che non ho i pantaloni e meno male perché mi è appena esploso e questo è un problema che ho notato appena mi è arrivato, perché l'ho aperto ed è uscito, però pensavo fosse finita la cosa, mi sa di no, però l'ho portato in aereo, quindi potrebbe essere stato quello a renderlo così in pressione. E vabbè, inizierò a metterne un po' così. Adesso faccio attenzione ad aprire l'altro. No, questo no, è un po' cheap, quindi cioè praticamente si versa così e boh, non lo so, diciamo che uno da Dior magari si aspetta qualcosa di un po', non lo so, un po' più carino. Questi sono puramente gusti personalissimi. Direi che ho messo troppo di quello chiaro, magari aggiungo quello scuro. Ok, questo pennello di Mulac mi piace un botto, io adoro i pennelli così spessi, così densi di peli. Ah, ovviamente i pennelli sono vegani e cruelty free, assolutamente, quindi ok, no raga, sono bianca, ho sbagliato. Aggiungo un po' di quello molto più scuro, aggiungo un po' della tonalità 4N, che mi sono abbronzata e non sono abituata ad essere abbronzata, per cui non so di che colore sono, forse sono del 2N e basta. Come vedete ho messo la cipria, che tra l'altro è quella di Mulac, quella gialla, e adesso con il pennello sempre di Mulac, lo 01 Infinite Brush, vado a rimuoverla e a spolverare il resto del viso. E possiamo passare al contouring. Per il contouring ho questa palette di Dior, questa qua costa sui 45 euro per 4 polveri, non male devo dire. Questa non l'ho ancora provata, quindi la provo adesso per la prima volta. Prendo le due contour shade più chiare. Ok, questo pennello mi piace tantissimo perché è ampio, ma si riesce anche ad essere molto precisi usandolo un po' di taglio praticamente. E la polvere anche mi piace perché, se vedete, si sfuma molto molto facilmente senza creare minimamente macchie, cioè veramente molto molto flawless. E come colore anche ci sta, secondo me, perché è sul neutro, direi, cioè né caldo né freddo, ma non ingrigisce. Adesso passiamo a un momento verità, ovvero l'illuminante, perché ho la palette di Dior che ho già provato e mi piace molto, però ho questo nuovo pennello di Mulac che non ho ancora mai usato, questo è lo 04 fatto apposta per l'illuminante. Mi piace la forma, mi piace tantissimo, la morbidezza pure. Ah, tra l'altro, in tutto ciò questa qua mi è arrivata rotta, nel senso che questo qua è staccato dal sotto, cioè non è frantumato però è staccato,
quindi cioè, bisogna fare pure un po' attenzione a non romperlo. Comunque prendo un po' della shade più dorata e un pochino di quella bianca, poco poco. Ok, questo pennello mi piace un sacco. Che bello! È bellissimo, super morbido. E l'illuminante, come vedete, è molto effetto bagnato, effetto diffuso. Non è chunky, non ha glitter, è proprio carino. Mi piace. Adesso finisco gli occhi, perché ovviamente devo fare tutto il sotto e aggiustare un po' qua. E uso questo pennello che è il Crease Brush, non per la piega, ma per andare sotto l'occhio. Penso di utilizzare i rosa, un po' tutti direi, faccio un mix. Sulle labbra volevo mettere uno dei nuovi Mademoiselle della collezione estiva. Abbiamo Madame, capito? Che è un rosso bordeaux molto bello, però che non mi piace con gli occhi. Poi abbiamo Shawty, che è un marrone mattone, anche questo bellissimo. E poi abbiamo Griselda, che è un marrone molto scuro. Io direi di andare su quello di mezzo, dai. Bellissimo, fa talmente caldo che è quasi sciolto sto rossetto. Comunque molto molto bello. E tra l'altro sono molto confortevoli, Mademoiselle. Devo dire che come rossetti opachi si stendono molto facilmente, perché sono quasi cremosi e poi si asciugano, si settano leggermente, però comunque rimangono comodi tutto il giorno. E voilà, finalmente il look è completo, spero che vi sia piaciuto, a me piace tantissimo. E allora, facendo un resoconto finale, le cose di Fenty mi sento di consigliarvele tutte, quelle che ho utilizzato, a parte il primer, perché sì, però non so, io il primer non lo capisco, quindi ma la palette è stupenda, cioè mi vedo già utilizzarla veramente veramente tanto. Quindi se siete alla ricerca di qualcosa di un po' diverso, con cui fare dei look un po' diversi, secondo me quella è fantastica. Invece le cose di Dior, il fondotinta a me piace personalmente, quindi lo consiglierei. L'unica cosa è che comunque costa 40 euro, 39,90, una cosa del genere. Se lo volevate provare, piuttosto fatevi dare il sample da Sephora, così lo provate e vedete se vi piace, se davvero vi piace, piuttosto lo acquistate. Mentre la palette di illuminanti anche mi piace tantissimo, quindi anche quella io ve la consiglio, però di nuovo è abbastanza cara. La palette di ombretti, come vi ho detto, sinceramente non la vedo così cioè è una palette come tante altre, ce ne sono, con toni neutri, caldi, con tra l'altro che sono anche pochi, cioè si possono fare veramente pochissimi look con una palette del genere, quindi quella non so se ve la consiglierei. I pennelli di Moolak mi piacciono tantissimo, quello da illuminante soprattutto mi piace veramente veramente tanto, perché è un po' diverso da quelli che ho provato finora, non è troppo fluffy, che magari è un po' difficile concentrare bene l'illuminante, però non è neanche troppo denso da rendere subito l'illuminante power. È un ottimo pennello per stratificare secondo me, e quindi mi piace. Anche gli altri mi piacciono, però dovrò provarli ancora un po' per bene, per capire come sono effettivamente, però mi sembrano molto belli. E voilà, questa review del tutto non poraccia è finita, quindi tornerò poraccia subito dopo questo video, però in tantissimi mi avete detto che volevate vedere i prodotti, quindi ovviamente ve li ho mostrati. Spero che vi abbia fatto piacere. Se siete arrivati a questo punto di video, commentate con un emoji non poraccia, voglio vedere che cosa tirate fuori, e noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out. Nelle puntate precedenti. Questo è il Flyliner Longwear Liquid Highlighter. No, eyeliner non è. Che vanno dal molto chiaro al molto scuro. È morta la voce.